Dopo l'importante successo di 7 giorni fa a Fiuggi, il Castelnuovo Vomano debutta tra le mura amiche affrontando il Pineto nel derby tutto teramano di Serie D. Guido Di Fabio conferma la formazione di domenica scorsa ad eccezione dello squalificato San Severino al suo posto. Basso sulla corsia di destra, Ferri out ancora per infortunio Gentile. Partono dalla panchina Sbarbati e Titone. Umore opposto in casa Pineto che vuole cancellare la sconfitta tra le mura amiche contro il Notaresco. A Maolo deve rinunciare a Tomassini in fortunato al suo posto, spazio all'attaccante argentino Emiliano Olcese. In difesa Orlando vince il ballottaggio con Salvatori, sul settore di destra c'è Bugaro. Gara che parte subito a ritmi elevati con il primo squillo di marca nero-verde già al secondo minuto, con Fagioli che dal vertice alto dell'area di rigore scalda subito i guantoni a Mercorelli che si fa trovare pronto sul primo palo e mette in angolo. Due giri di lancette ed arriva la replica pinetese con Bugaro che dal limite dell'area di rigore arma il destro, ma Natali si fa trovare pronto con la sfera che finisce in corner. Il Pineto, che punta quest'anno ad un campionato di vertice, cerca di fare la partita impostando dal basso mentre il Castelnuovo aspetta e agisce di rimessa. Al 15° ci riprova la squadra di casa con Morganti che si fa trovare pronto a rimorchio dalla destra e serve Emili, ma il suo tiro si impenna finendo la corsa oltre la traversa. Fatica ancora un po' il Pineto a venire fuori con il Castelnuovo che fa tanta densità in mezzo al campo. Ancora i padroni di casa al 17° con il trequartista Emili che dal limite dell'area di rigore ci prova, ma questa volta è provvidente l'intervento di Orlando che smorza la corsa della sfera quanto basta per evitare guai peggiori ai suoi. Passano 7 minuti e si fa rivedere in avanti la squadra di Amaolo. Questa volta i pericoli arrivano dalla sinistra dove il cross di Nicolao è preciso e trova l'incornata di Olcese che testa tutti i riflessi di Natali, bravissimo a mettere in corner. Ancora Pineto al 36°, schema da corner, Nicolao chiama la stoccata a Camplone che mira il 7, ma Natali è super e devia. Dal calcio d'angolo che ne scaturisce micidiale ripartenza 2 contro 1 del Castelnuovo, ma la conclusione di D'Egidio è troppo centrale e non impensierisce Mercorelli che blocca a terra. La ripresa riparte subito con il Castelnuovo vicino alla rete del vantaggio con il funambolo D'Egidio che riesce a districarsi bene tra le maglie azzurre del Pineto, ma una volta saltato anche il portiere si vede ribattere il tiro sulla linea di porta da Nicolao. Si inizia a far sentire la stanchezza sul terreno di gioco e allora i due mister pescano dalla panchina. Da segnalare in casa Castelnuovo l'esordio di Mario Titone, mentre Amaolo manda in campo Esposito per Palumbo. Al 35° si fa rivedere in avanti il Pineto proprio con il neo entrato Esposito che è servito da Olcese, mastica il che finisce al lato. Passano 3 minuti e si accende Massimo Loviso. L'esperto centrocampista recupera palla su Esposito e poi prova a piazzare il destro con la palla che scheggia il palo dopo la deviazione decisiva di Mercorelli. Ma al 42° cambia il parziale. Da una rimessa laterale la sfera arriva a Dolcese che vede l'inserimento tra le linee di Paoli che fa rimbalzare la sfera e poi con il destro trafigge l'incolpevole Natali per il vantaggio pinetese. Il Castelnuovo ci prova ad agguantare in tutti i modi il pareggio, ma la formazione di Amaolo non commette disattenzioni nel finale e riesce a portare i 3 punti a casa, festeggiando così la prima vittoria in campionato. Prima sconfitta per il Castelnuovo, che per quanto fatto vedere in campo oggi può puntare ad una salvezza molto tranquilla. Mister Guido Di Fabio, vista la partita di oggi, anche se uscite sconfitti, fa capire che anche la vittoria di Fiuggi non era un fuoco di paglia. Questo Castelnuovo c'è e vuole dire la sua. No, sì, sì, è vero, perché io paradossalmente sono più contento oggi che domenica, parte il risultato, perché la mia squadra è a cospetto di una squadra molto molto forte che sicuramente lotterà per i vertici della vittoria di questo campionato, non ha affatto sfigurato, anzi ha creato tanto e forse è quello che ci è mancato, magari in zona gol siamo stati poco lucidi o poco cattivi, perché per le occasioni che abbiamo avuto avremmo meritato sicuramente di fare almeno un gol. C'è stata una grandissima parata del loro portiere che poi la palla è andata a finire sul palo, quindi immaginiamo se non l'avesse toccata sicuramente sarebbe andata dentro, però al di là delle occasioni sono contento dell'atteggiamento che ha avuto la squadra, che ha giocato con tantissima personalità, ha messo in seria difficoltà una squadra come il Pineto, quindi questo ci fa ben sperare per il futuro, perché per molti di questi ragazzi la Serie D è una novità, quindi ci si devono calare, capito? E ci si stanno calando con grandissima umiltà, quello che gli ho detto dentro, che devono continuare così perché questa è la strada giusta da seguire. Il nostro obiettivo era portare via la vittoria, portare via i 3 punti dopo la sconfitta casalinga, l'abbiamo fatto
E su un campo difficile contro il Castelnuovo, un'ottima squadra ben organizzata in tutti i settori, che ci ha messo in difficoltà soprattutto nelle ripartenze. Abbiamo provato a fare la partita, qualcosa abbiamo concesso perché è inevitabile quando provi a imporre soluzioni di gioco e qualche rischio lo prendi, e il Castelnuovo si è reso pericoloso in mia circostanza. Entrambe le squadre volevano la vittoria e l'episodio ci ha premiato, e oggi forse abbiamo raccolto più di quello che avremmo meritato. Domenica scorsa forse abbiamo raccolto meno, quindi il calcio è questo, siamo agli inizi, dobbiamo soltanto continuare a lavorare e migliorare in certe situazioni di gioco. Il gol è stata una grandissima giocata di Olcese che ha messo davanti al portiere palo, quindi io non direi, è stata una giocata importantissima e ci ha permesso di vincere, quindi abbiamo fatto tutto, secondo me, una buona prestazione. Come ho detto prima, dobbiamo migliorare come equilibrio e solidità di squadra, perché ogni domenica ogni partita va interpretata e giocata, cercando un po' di curare tutti i particolari di una gara.